Oggi monto il CarPlay nuovo, quello della Spedal. Chi non avesse visto il video di presentazione del prodotto può cercare nel mio canale e lì troverete l'unboxing. Prima di tutto devo smontare quello vecchio, ma questa è un'operazione noiosa e quindi ve la risparmio. Qui smontato il parabrezza, tolto il CarPlay vecchio, quello nuovo andremo a metterlo qui. Questo è il dispositivo che viene fornito con questo supporto. Qui andrebbe un braccetto da collegare poi a manubrio, ma io voglio collegarlo al traversino, quindi questo supportino qui tramite questo altro supporto che ho stampato con la stampante 3D, lo andrò a fissare al traversino. Quindi io mi ingegno sempre con la stampante 3D, questo lo avviterò qui e quindi mi farò il collegamento al traversino. Passo subito al montaggio del supporto, in realtà come vedete è già fissato, devo solamente terminare di stringere due viti, strafermo. Il supporto è ben fissato al traversino, è veramente fermo e rigido. Volevo farvi notare come questa piastra fornita dalla Spedal, quindi la piastra fornita con il dispositivo, è ammortizzata. Guardate, vedete? E quindi questa è una figata perché smorza tutte le asperità e le vibrazioni. Questo è sinonimo di grande qualità e di grande attenzione. Usato anche il display, semplicemente con le due viti fornite in dotazione. Poi qui ovviamente stamperò una targhetta o qualcosa per nascondere questa faccia non proprio bellissima del supporto. Mi dava proprio fastidio. Passiamo adesso all'alimentazione. A differenza di quanto fatto con il primo CarPlay, questa volta non prenderò più corrente dallo spinotto che c'è anteriormente collegato al quadro, ma su suggerimento di un utente del canale prenderò corrente sotto la sella da un cavetto apposito. Vi faccio vedere. Tolta la sella, dobbiamo fare attenzione a questo spinotto. Faccio un po' di zoom. Questo spinotto qui che si stacca molto facilmente. Ci sono due fusibili che a noi non interessano. Ho già rimosso un po' di rivestimento e dobbiamo cercare un cavo rosso e blu. In video probabilmente non si vedrà benissimo, ma il cavo rosso e blu è qua, questo qua, che utilizzerò come positivo sottochiave. Questo è il cavo di alimentazione del dispositivo. Quindi qui abbiamo un power box con il cavo che andrà collegato al display e poi abbiamo tre fili, giallo, rosso e nero. Perché direte tre fili? Perché questo power box in definitiva può essere considerato un vero e proprio relè. Non vorrei sbagliarmi, se mi sbaglio correggetemi, perché come vedete ci sono le indicazioni, il cavo giallo va alla batteria, il cavo nero ovviamente terra, vabbè, metterò sempre al nero della batteria, e poi il cavo rosso va all'accensione, quindi positivo sottochiave. E il rosso lo collegherò allo spinotto, al giallo e blu dello spinotto. Per collegare il rosso al cavetto dello spinotto utilizzerò un sistema che viene criticato da tutti, ma che a me non ha mai dato nessun problema di nessun tipo. Utilizzerò rubacorrente e connettore apposito. Cambio inquadratura, ho già predisposto i cavi facendo passare il giallo e il nero sotto il telaio, quindi il cavetto rosso rimane sotto sella e lo colleghiamo al rubacorrente. E poi il giallo va al positivo, c'è anche scritto qui sul cavetto, è proprio a prova di scemo, è impossibile sbagliare. E il nero al negativo. Quindi facciamo un piccolo riassunto. E allora, cavo rosso collegato col rubacorrente
al cavo rosso e blu di questo spinotto. Cavo giallo collegato al positivo, cavo nero al negativo, poi il cavo che va al display l'ho fatto passare qui sotto, ovviamente ho dovuto togliere questa copertura, arriva qui, poi chiaramente li sistemerò e li fascetterò, e quindi collegato con il suo cavo specifico. È tutto scritto, non si può sbagliare, sistema a prova di scemo. Ma a questo punto prova accensione. Io in realtà ho già acceso una volta. Ed ecco qui, signori, il display si accende. Tutto da configurare. Dice che manca la telecamera anteriore, che ci sono anomalie del monitoraggio della pressione delle gomme. Ma se accendo, vediamo cosa succede. Grandioso! Se accendo, il display non si spegne per riaccendersi successivamente, perché è collegato ad un'alimentazione continua. Spengo il quadro. Se spengo il quadro, il display non si spegne, o perlomeno non si spegne immediatamente, perché per un certo periodo di tempo l'alimentazione è presente, quindi probabilmente a questo spinotto arriverà un'alimentazione per un certo periodo di tempo. Vi anticipo già che dopo un minutino il display si spegne da solo. Adesso aspettiamo. In alternativa, se uno lo volesse spegnere prima, c'è questo pulsantino, però voglio farvi vedere appunto che ad un certo punto si spegne da solo. Comparirà un messaggio, shutting down. E infatti, shutting down, sarà passato un minutino, forse meno. Passo adesso a montare le dashcam. Prima quella posteriore e poi quella anteriore. Questa è una delle due dashcam che posteriormente posizionerò qui sopra il fanale. Questo è il cavetto della dashcam posteriore che io connetterò a questa prolunga compresa nel kit e che io ho fatto passare dal vano sottosella posteriore al vano sottosella anteriore e poi lateralmente qui sotto il fianchetto e poi sotto il serbatoio e anteriormente poi il cavetto lo porterò su in alto. I connettori sono di qualità veramente eccellente, tutti con senso maschio-femmina, questo sistema a vite impermeabile, quindi qualità veramente ottima, non si può sbagliare e il cavo rimarrà ben nascosto qui dentro. Questo lo fisserò in qualche modo, non c'è pericolo che venga schiacciato dalla sella perché con la sella montata qui c'è un'intercapedine di qualche millimetro per cui il cavo non rimane schiacciato. Per attaccare la dashcam qui sopra il fanale utilizzerò il biadesivo, quello dato in dotazione col kit, ci sarà da fidarsi. Mi sembra di buona qualità. Non ho intenzione di far buchi. E adesso qui bisogna fare un lavoro di centratura alla Giotto. Qua esattamente al centro. E chi la smuove più questa? Poi ci sarà da stringere un po' la vite.
E anche qui togliamo la protezione che mi dà molto fastidio. Quanto riguarda il posizionamento della dashcam anteriore, sono un po' in crisi perché sono indeciso se metterla qui sul becco oppure in questa posizione. Qui non mi spiacerebbe perché è un pochino più nascosta, in una posizione un po' più discreta, però il problema è che qui il cavo è un po' più sacrificato. Vi faccio vedere, non sacrifica, è in una posizione più sacrificata. Vedete? Qui il cavo si piega troppo, non c'è molto spazio, dovrei fare un qualcosa, una sporgenza per fissarla meglio, non ho voglia. Alla fine la metterò sul becco. Ho già applicato il bioadesivo, anche qui opera di centratura stile Giotto, non è proprio invisibile. Però vabbè, la sicurezza merita questo sacrificio. No, ci ho ripensato, l'ho tolta dal becco e l'ho messa qui, così è più discreta e qui poi farò un qualcosa con la stampante 3D per un fissaggio più ottimale. Per terminare, ho fissato il telecomando in questa posizione con del biadesivo, telecomando che serve per scattare foto, per navigare nei vari menu. Nel kit era presente una piccola staffa, ma di qualità non eccellente, per cui ho preferito questa soluzione. Installazione terminata. In realtà ci sarebbero anche i sensori di pressione degli pneumatici, che però al momento io non ho intenzione di montare perché appunto la mia moto ha già il sistema incorporato. D'altro canto c'è anche una piccola nota, una piccola curiosità. Nelle istruzioni c'è scritto che il sensore A è per la ruota anteriore e il sensore B è per la ruota posteriore. Peccato che sui sensori non ci sia uno straccio di indicazione di quale sia il sensore A e di quale sia il B. Vabbè, poco male, basta montarne uno alla volta e vedere se corrisponde alla ruota anteriore o posteriore nel display. Però per il momento non ho intenzione di provare. Mi rimane di fare un riassuntone, quindi una panoramica del montaggio. Quindi dispositivo bello in vista, parabrezza bello sporco. L'unico difetto che mi sento di sottolineare è l'ingombro un po' dei cavi, ma non è neanche eccessivo. Posizionati con le fascette in maniera ordinata, non sono poi tanto visibili. Questo è il telecomando con il suo cavo. Dashcam anteriore che dovrò fissare in maniera più stabile. E dashcam posteriore. Questa è proprio discreta, quasi non si vede. Impressioni a caldo post montaggio. Si fa tutto con estrema facilità, non occorre una grande manualità, ci si può affidare benissimo ai supporti forniti col dispositivo che sono buoni. Io per scelte mie, per come sono fatto io e anche per le possibilità che ho io di utilizzare la stampante 3D, ho fatto appunto dei supporti a parte. Però voglio dire, anche i supporti, gli snodi, i braccetti forniti col dispositivo sono in metallo, sono roba veramente ottima. I cavi al tatto sono belli, soprattutto quello di alimentazione anche telato. I connettori sono impermeabili, danno proprio un senso di qualità.
Nel kit è presente tutto, prolunghe, viti, vitine, biadesivi, le dashcam hanno un loro peso, quindi non sembrano Una giocattolini. cosa, per esempio, che ha attirato la mia attenzione in senso positivo, non voglio dire che mi ha impressionato, è per esempio l'attenzione alla staffa di supporto, che è ammortizzata. Questa non è una cosa di poco conto. In generale ho notato una buona attenzione al particolare. Ed in generale mi sento di dire che per quello che ho speso, il gioco vale la candela. Certo, manca da fare il test, di funzionalità, il test su strada, e poi vedremo. Non dimenticate un mi piace che è sempre gradito e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Ciao!